Salve a tutti ragazzi e bentornati su The Gaming Tube, sono Quicksilver e andiamo avanti, su, basta, basta, con queste intro che non servono a una mazza. Allora, io sono abbastanza convinto che accendendo la fiamma, semplicemente con gli accendi, non moriamo. Se invece usiamo la stecca da biliardo, magari qualcosina si può fare. Ok, corri come le cose che corrono, allora forse devo usare questa da qua. Ok, sì, perfetto. Ah, ci ha aperto una via di fuga però. Che rumore assordante. Un rumore assordante, probabilmente non avrete neanche sentito quello che ho detto. Comunque sì, ha aperto la via di fuga, per cui andiamo nella tromba dell'ascensore. Ok. Ok. Perfetto. Vediamo che dovrebbe funzionare. E infatti funziona. Ok, procedura di scarico. Scarico atmosfera. Attention. Atmosphere vented in tram station B. No, non ho aperto niente. Aspetta, però qua c'era una sostanza che usciva dalla porta. Adesso non esce più, quindi forse. Ah, bravo. Andiamo. I found her. Your daughter is È nel centro medico. Brutta cosa. All right, let's do this. Ok, centralino. Cos'è sta roba? E la puttana, però. Ok, allora, sì, qua c'era scritto, c'era un simboletto. Ok, sono divisi in tre. Si vede una piccola lineetta. Mi prendo di nuovo carta e penna perché che razza di simboli sono questi? Allora, uno è fatto così, uno. Ok, non so se lo vedete. Più o meno, dai. Ci proviamo. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Qui ci sarebbe una linea dritta. A me sembra uguale, ragazzi. Cioè, davvero, forse devo fare l'altro. Provo con l'altro. Vabbè, ragazzi, io a me sembra uguale. I simboli mi sembrano messi uguali, quindi non capisco il perché non vada. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Area medica. Vuoi vedere che devo fare l'area medica perché appunto ci devo andare? Allora, questo me lo disegno. Questo. Ah, destinazione impostata, area medica. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Scatola, mi butto dentro. This is either brilliant or very, very stupid. Bravo, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, John. Ma è pressurizzato quell'affare. Ah, non serve che sia pressurizzato, ok. Siamo arrivati. No, ho perso tutto. Ma stai scherzando? Okay, let's see what we can see. This definitely looks like the medical facilities. Giacomo. Non lo so, mi ha trovato lui, veramente non è colpa mia. She's been talking about. Sì, a volte, ma ne parla bene. I'm nobody. I just want to find my family. Without a family. E con questo è l'inizio del gioco, proprio la frase, la citazione inizio del gioco, ok. Sì, avevo qualche idea in effetti. Sistema di sicurezza contro gli esseri umani. Allora, io ho qualche dubbio. Vabbè, ci proviamo. Secondo me quelli mi ammazzano. Giucca cola. Ma puoi prendere un altro? Never like giucca cola. Che ho fatto? Non lo so cosa sto facendo. Ma finché funziona. Bene.
Il cavo pendente cosa serve? A prenderlo, ok. Io sono sicuro che muoio se vado tipo per di qua, quindi proviamo a entrare nel condotto esposto senza farci uccidere magari. L'arma avrei provato a prenderla, eh. Ok, la pistola non c'è. Ah, eccola qua la pistola. Con un riquadro e la texture fatta male. Probabile. Però se ci butto la giuca cola sopra magari si butta tipo. Esatto. Giustamente. Bene. Non è più operativo. Ok, prendiamoci la pistola. Probabilmente adesso gli fottiamo anche le munizioni. I don't think that'll work. Ah, ma posso prenderla? Ha cambiato texture mentre... Vabbè, lasciamo stare. Io ne avrei consumate molte meno per fare quello che tu hai fatto. Tra l'altro era scomparsa per un breve momento. Comunque allora no, niente munizioni. Anche perché giustamente saranno di un altro calibro, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, siamo nell'area medica. Ok, e a quanto pare questa dottoressa, penso, Erika Boxer, ha qualche dubbio su quello che sta mangiando. Dicono che probabilmente ci potrebbe essere stato contaminato e quindi praticamente sono stati tutti infettati di qualche cosa. Ok, allora, il professore amico di questa boxer, Erika Boxer, mi pare, e ha condotto delle ricerche su quel cibo che gli hanno mandato e ha scoperto che effettivamente c'era una droga che gli faceva impazzire le persone e ne causava la morte. Ok, leggiamo questo nuovo PDA e vediamo cosa c'è scritto. Ogni tanto ci sono urli random. Va bene, lasciamo stare. Ok, abbiamo letto anche questo. Erano le due colleghe che si danno pazza l'un l'altro. E va bene, fin qua ormai è diventata routine quotidiana di qualsiasi PDA. E andiamo per di qua, vediamo cosa c'è. Ah no, qua c'è qualcosa. Serotonergic receptors are present in your principal vascular system. Cilindro d'ossigeno. Campo di forza. È un altro tipo di occhio questo. Ah, era per vedere dall'altra parte? PDP estratto. Ma scusa, io ho premuto dall'altra parte. Ok. They must have manually removed the PDTs. That's why the security systems were reset in medical. Ah, bodies. The bodies in the crew quarters. They were skinned. The creatures were using the PDTs to move through secure areas. Sì, e questo c'era scritto. What was going on. So for me to get to the lower decks. You have to remove your tag. Bene. Remove? Perhaps electric shock. No, that wouldn't work. John? This is the only surefire way. What are you ok, noi abbiamo un... The surgery pod should already be programmed to remove it. La persona dovrebbe già essere ok. So well for this poor woman. Ma lascia stare la donna in questo universo. Unless you space jump between decks. This is surgery. John, prep the pod. Prepara la capsula, bene, bene. Speriamo che sia la volta buona per morire. In pratica abbiamo un PDP che è un sistema di riconoscimento, tracciamento, eccetera, 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 che è collocato tipo sulla spina dorsale, da quello che ho capito. E dobbiamo toglierlo semplicemente. Piastrina dati personale. PDA. Un altro PDA. Bene, no, giuro, comincio a non sopportarli più questi PDA. Non ce la faccio più. This isn't gonna work. Ah, si ce l'ho fasciato con cavi e ci va questo. I can try to make it fit, but it may break. Prova. Questo va. The MedTech surgical pod is not properly prepared for the selected program. Io prendo il tenitore fluido di stasi vuoto. Quindi mi serve del fluido di stasi. Andiamo alla ricerca del fluido di stasi.
Terminale dell'area medica. Ok, Wasu, che cazzo è? Quindi in campo di forza e andiamo. Cosa stai prendendo? Parte di corpo? Maybe. E che mi serve? Parte di corpo. Ok, abbiamo preso pezzi umani. Capsula di stasi scartata. Tia, a survivor. Sopravvissuto. C'è qualcuno di vivo? Non credo esatto. Proprio. He's in stasis. It could be dangerous to wake someone from stasis without the proper procedures being followed. Sai cosa c'è di pericoloso qua? Forget him, John. You need to think about the mission. Dimenticati di... Io stavo guardando qua e tu sei andato qua. Io non capisco perché mi fa accedere a questi pannelli se non ci può... Ma perché ogni volta che esco da... Da qua... Boh, vabbè, non ci voglio pensare. Non penso funzioni. È decisamente non operativo. Ok. Porta di Velta. Andiamo per di qua. Gambe. Another body. Or two. No, ancora PDA, no. Chip per la capsula del stasi. Ah, ok, ho capito. Vuoi vedere che va sul computer in modo completamente anomalo, secondo me. Però, vuoi vedere che va qua? Lo sapevo. Sì, naturalmente tu puoi mettere un processore... Non chiedo più niente. Ok, questo a quanto pare è il nostro amico. Lì. E così lo apro. Apri. No, non apri. Che ti devo dire, amico? Che cazzo sto facendo qua? L'anestetico, tipo. Razza di... Ok, allora, capsula di stasi vuota. Andiamo a trascrivere. Allora, qua... Ok, e... Non lo so, facciamo qualche tentativo. Io ho la... Però non basta. Però non basta. E che cazzo ci devo fare, allora? Cos'è questo? Vuoi vedere che adesso anche questi sono... Allora, 4, 1, 2, 3, 4. Vediamo su un altro pad. Magari sugli altri pad c'era qualche simbolo, qualcosa. Ok, eccolo qua, infatti. Sì, c'è anche qua un simbolo. CH3. Ce l'ho fatta? Ok, ho provato tutto. È vivo? Sei buono. Steady yourself. You'll be okay. Non me l'aspettavo. Perché urli? Non è successo. God damn it. I heard screaming. Anch'io. I need you, John. Ma scusa, perché devo navigare io per la nave? Tu che cazzo stai facendo? Prendi il fluido di conservazione che dobbiamo andarci a operare. E l'occupante... Vabbè. Bene, andiamo a farci questa operazione in velocità. Perché è già da un bel pezzo che registro. Il proteine e grassi. Ah, ecco cosa serve. Toh, mangia. The organic matter receptacle requires refined biological tissue. Eppure. Oh, ok, nel vassoio devo metterlo. Vabbè, adesso. E mo? Ah.
completamente a caso, sarà mezz'ora che sto girando alla ricerca di una spiegazione di cosa fare. E comunque abbiamo ottenuto materiale organico raffinato. Se per te è il modo di raffinare, non c'è nessun problema. Ok, capsula chirurgica, ma termino il video qui perché sarà un'ora che sto registrando e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!